Allora, amici di Spoh Grigio Rosso, bentornati al Cantuccio dello Sport. Parliamo di terza categoria. Io partirei dal risultato più clamoroso della giornata, cioè la Bussola che ha battuto 5-0 la Cicognolese. Bussola, squadra di cui dicevamo la settimana scorsa che è un po' sottovalutata, ma è da tenere d'occhio. Tre gol di Okran, tra l'altro. Cicognolese, che è un po' strana, perché ha vinto le prime tre partite consecutivamente, poi ha perso 6-1 con la Sospilese e 5-0 con Bussola. Non capita spesso, non so cosa ne pensi tu. Penso che 11 gol in due partite siano un po' tanti, troppi. Quindi probabilmente è meglio che si faccia un esame di coscienza alla fase difensiva e trovino un attimino un equilibrio, perché sono dati significativi. 11 gol in due partite sono dati significativi, c'è qualcosa che non va per forza. Probabilmente nelle difficoltà hanno anche un po' perso la testa. Eh beh, sì, dopo sai com'è, però può capitare quella domenica che prendi gol in più perché hai perso la testa, perché è andata. Quando cominciano a essere due partite di fila che hai preso così tanti gol, vuol dire che C'è qualcosa da forse c'è registrare. qualcosa da sistemare. Poi lo Stagno ha ottenuto una bella vittoria in trasferta, io penso che lo Stagno sia una delle favorite, non so cosa pensi tu. Sì, lo Stagno penso che quest'anno sia una delle favorite. È un girone di terza categoria dove ci sono tante squadre che comunque possono dire la loro. E lo Stagno penso che sia la squadra tra le più attrezzate, anche per gli elementi di esperienza che ha, che se dovesse riuscire a tener botta tutto il campionato, insomma, possono sicuramente essere tra le candidate a vincere. Una delle altre favorite è il Corona, che ha vinto con un super gol, mi pare, di Fadini. E Corona, che è sicuramente una delle squadre favorite. Sono andato a vederla, vado molto spesso a vederla, è una squadra a cui sono affezionato. Hanno giocato contro una squadra, la Cavrian Ponti, molto giovane, anche leggera fisicamente, però giocavano molto bene insieme, molto affiatati e non è stato facile. Diciamo che probabilmente hanno fatto qualcosina in più loro. Non sono riusciti a trovare il gol, mentre invece la partita è stata decisa da un episodio, da un gol di Fadini che non è stata neanche un'occasione da gol, è un gol che si è creato da solo in mezzo a tre, ha calciato a 30 metri, una palla difficile da controllare. E a 5 minuti alla fine, la partita quasi Spenderei termina. due parole su Fadini, che è un giocatore che per la terza categoria direi che può essere stato un talento, un giocatore che quando vuole risolve le Sì, partite, quando bisognerebbe vuole. tagliargli via la testa, dai, sì. Vabbè, però sono anni, lo conosco da quando ero ragazzino, per questo mi permetto di fare battute, però penso che adesso sia veramente un giocatore talentuoso. Possiamo dire che lui l'elemento determinante del Corona, se farà un bel campionato o no la squadra. Ma l'elemento determinante direi di no, perché comunque il Corona è ben assortito in tutti i reparti, è una squadra che è stata sapientemente messa assieme dallo staff dirigenziale, quindi in ogni modo può fare risultato. Chiaramente adesso è un valore aggiunto, ma lo sarebbe per qualunque squadra in questa categoria e anche forse in categoria superiore. Ok, l'Ariete è capitata una giornataccia con la Cannetese, che può scapitare, però poco da dire, una partita abbastanza andata male. Marini stava giocando una bella partita, poi è rimasto 10 uomini, ha subito un'autorete e ha finito col pedale. Marini, il problema principale sembra essere il gol, fa un po' fatica a segnare. Insomma, quando si fa fatica a segnare, tutte le partite restano in bilico e poi dopo gli episodi possono determinare sempre anche un risultato negativo. Quindi non segnare per una squadra è sempre problematico. In ogni categoria, quando si fa fatica a trovare il gol, si rischia di subire risultati negativi anche quando magari sul piano del gioco è un po' ingiusto. Però è un po' il prezzo da pagare per quando non si trova il gol con facilità. Dopo l'episodio dell'espulsione, ovviamente, sono cose che in campo che determinano, no, un po' l'andamento della gara. Anche invece l'Oratorio Cava, partita molto particolare con l'Espera, perché l'Oratorio Cava è riuscita a vincere alla fine, ha rispettato i pronostici, un po' a fatica, però Bravedo ha concesso ben 8 minuti di recupero, l'Espera un po' ci è rimasto male in questo recupero. Insomma, l'Espera diciamo che poverini, gli stanno andando un po' tutte a sfavore, oltre ad essere una squadra giovane, un pochino inesperta, anche questo episodio è sfavore. Dopodiché la nota positiva è il fatto che siano riusciti comunque a tenere il pareggio Hanno fatto anche un gol fino a fine partita e hanno trovato il gol che era mancato nelle che partite può precedenti. essere, diciamo. Un segnale di un progresso, di una Esatto, crescita. dai, E sì. infine Sospilese e Spinadesco. Lo Spinadesco vinceva fino a 10 minuti alla fine, poi è successo qualcosa perché la Sospilese ha rimontato due gol in 10 minuti. Dicono in questi casi paura di È vincere. uno Spinadesco che deve un attimino sistemarsi, magari trovare un po' più di tranquillità, di serenità, perché è una squadra costruita per essere una delle squadre
che gioca per la vetta e invece non sta riuscendo a trovare risultati. Probabilmente può nascere un po' il complesso della vittoria, no? Quindi è giusto che un attimino trovino tra di loro l'equilibrio, la quadratura e giochino con più serenità. Tra l'altro ci sono delle solite indiscrezioni di calciomercato, nomi non se ne possono fare, però sì, ti chiedo di se in quale reparto ti risulta che lo Spinadesco potrebbe rafforzare. Ho sentito l'arrivo di un grande bomber per lo Spinadesco, un nome pesantissimo. Insomma, se dovesse arrivare sarebbe... Potrebbe cambiare gli equilibri della squadra. Sarebbe sicuramente un valore aggiunto, eh. È proprio un nome di peso, diciamo.